e 863. Ebbene, sul numero complessivo di comuni veneti che vanno a voto, quasi la metà delle collocazioni elettorali va deserta per l'opposizione dei votanti locali. A Fieschio è curioso perché l'esito viene invece validato. Si presentano 10 elettori e il cavalletto esclama: il paese bisogna mettere che è ignorante in generale. I deputati, quantunque citati a far cadere il consiglio, non si prestavano, ebbero paura delle eventuali ritorsioni, quindi fu eletto ancora una volta il consiglio. Arriviamo così al 1866, arriviamo alle fasi che portano alla terza guerra di indipendenza e alla liberazione del paese. Volevo appunto ricordare come è stato ovviamente sottolineato il fatto che il plebiscito sancisce una situazione di fatto già presente. Di fatto la liberazione del paese avviene l'8 luglio, quando le truppe del generale Ciardini cominciano ad arrivare in zona. Ricordo che la parte di Polesine, in particolare la zona dell'isola del Bianco, era stata liberata il 24 di giugno, ma dovettero poi le truppe retrocedere a causa della disfatta di Custozza che impedì l'avanzata italiana in quel momento. Una guerra, lo sappiamo, assolutamente disastrosa dal punto di vista militare. L'Italia, la sua prima prova come stato unitario, perde due volte, la Custozza prima per terra, ed era già la seconda volta in quel luogo, e poi Alissa per mare. E, appunto, dicevo, le truppe italiane entrano l'8 di luglio. Subito dopo la liberazione del paese noi abbiamo una testimonianza di una guardia nazionale già presente, con 51 militi graduati, la comandavano il capitano Eugenio Migliorini e il sottotenente Angelo Scagnolari, fino all'arrivo dei reali carabinieri, appunto citavo la presenza dei carabinieri con Luigi, che si insedieranno tra la fine del 66 e i primi del 1866. Tra i componenti dell'armata del Basso Po che partecipa alle operazioni di Fieschio c'è anche Alessandro Facciolo, il quale però appunto arrivato nel territorio di Coresano ha